Perché proprio Forza Italia? Perché Silvio Berlusconi? La mafia conosce questo imprenditore dai primi anni 70. Gaspare Mutolo in quel periodo è un killer dei palermitani, combinato mafioso però da un corleonese, Totò Riina. Nel 1973 è a Milano, proprio per il Cavaliere. A Milano perché dobbiamo sequestrare una persona molto facoltosa, uno che aveva costruito Milano 2, stava terminando di costruire alcuni palazzi di Milano 2, quindi noi organizziamo di nuovo magazzini, insomma macchine, tutto pronto, si aspettava che questa persona andava, diciamo, negli uffici, che io nemmeno sapevo chi era, però dopo ho saputo che era il nostro presidente, insomma, che abbiamo, il signor Berlusconi, insomma. Però tutto assieme ci hanno detto basta, smontate tutto e scendete a Palermo. E dopo principalmente, insomma, la cosa è stata molto chiacchierata, diciamo che abbiamo capito quasi tutti il motivo, perché un certo Mangano Vittorio, un mafioso della famiglia di Pippo Calò, tutto assieme, questo andò a finire a fare il guardiano e l'uomo di fiducia per un certo periodo, diciamo, di questo personaggio, perché fu stato è stato messo probabilmente a Villa di Arcore. Anzi, questo Mangano mi diceva così, che lui effettivamente controllava qualche cavallo, però era tutta una... Mangano entra ad Arcore nel 1973, quando è già stato arrestato ed indagato più volte. Dell'Utri conosce il suo passato e forse lo sceglie anche per questo. In Lombardia ci sono 10 sequestri nei primi mesi del 74. Il 7 dicembre c'è una cena ad Arcore. A tavola c'è Mangano, il Cavaliere, Fedele Confalonieri e un principe, Luigi D'Angerio. Fuori, in agguato, c'è un commando guidato da Pietro Vernengo che, secondo Mutolo, aveva partecipato insieme a lui al precedente progetto di sequestro. Allora è successo questo, che il principe, dopo una serata, una bella mangiata che fanno nella villa di Berlusconi, esce e troviamo noi a Contorno, che è ancora vivo, a Pietro Vernengo, che è ancora vivo, ed altre persone che non mi ricordo, che sequestrano a questa persona. C'è una nebbia che si taglia con il coltello, in un guardaralle sbatte la macchina e escono tutti, questo principe ha la fortuna che se ne va. Cioè, Pietro Vernengo a me mi dice che lo volevano rapire veramente, a me che mi rimane il dubbio che l'hanno voluto lasciare via. Cosa può essere questo discorso? Rafforzare, secondo me, quel rapporto nella persona di Mangano, messo a pochi chilometri di dove avviene il sequestro, a dire: vedi, una persona che esce di questa villa è vulnerabile, questa persona che è qua, cioè può avere questo linguaggio, una persona che è qua ti garantisce a te con tutte le persone che ci sono dentro. 5 mesi dopo, a maggio del 1975, una bomba fa saltare il cancello della villa milanese di Berlusconi in via Rovani. È stato Mangano che da poco ha lasciato Arcore. Berlusconi e Dell'Utri lo sanno, ma non denunciano, come dimostra questa telefonata di 11 anni dopo. Nel 1986, infatti, scoppia una seconda bomba in via Rovani. Il Cavaliere chiama subito Marcello Dell'Utri. Pronto? Pronto? Cielo. Eccomi. Allora, Vittorio Mangano. Che succede? Ha messo la bomba. Non mi dire. Sì. E come si sa? Da una serie di deduzioni per il rispetto che si deve all'intelligenza. Ah, fuori? Ah, è fuori? Sì, fuori. No, non lo sapevo neanche. E questa cosa qui, da come l'ho vista, fatta con un chilo di polvere nera, una cosa grossissima, ma fatta con molto rispetto, quasi con affetto. Ah. Ed è stata fatta soltanto sulla lettera lato esterno. Ah. Ecco, secondo me è come un altro manderebbe una lettera o faremmo una telefonata. Io faccio la bomba. Perché? Perché non si spiega proprio. Cioè non si spiega se non c'è un... Se... Io purtroppo stasera sono stato interrogato dai carabinieri, mi hanno portato loro quello di Monza, no? Sul fatto di Vittorio Mangano. Sì. E io ho dovuto avvisare, insomma. Cioè ho dovuto dire sì, è vero, era là, gli ho raccontato la storia che loro sapevano benissimo, peraltro. Cioè, loro sono arrivati prima di me. Sì, sì, la sanno benissimo. Cioè, sì. Tra l'altro... Io penso che sia lui. Sì, sì, sì. Perché, scusami, tu spiegami perché uno deve mettere
una bomba fatta proprio rudimentale, con un chilo di polvere nera. Quindi proprio? Proprio sì, sì. Quel sistema. Per dire faccio un botto? Faccio un botto, ma poi con molto rispetto, perché mi ha inclinato soltanto la parte inferiore della cancellata. Una cosa, un danno da 200.000 lire. Sì, sì. È una cosa anche rispettosa ed affettuosa. Sì, sì. Quindi adesso aspettiamo che aspettiamo, sì. Comunque è strano però, perché se tu dici giustamente che non c'è un'altra spiegazione. Sì, sì, sì. La stessa di rovare come allora? Sì, sì. Sì, sì, no, non ho dubbi, sapendo che è fuori ti dirò, c'è il pezza. Non c'è dubbio. Poi perché la dinamica è di una semplicità proprio. Sì, sì, alla mangano. Sì, sì, sì. Poi un'ora di polvere nera, un chilo di polvere nera, cioè proprio il minimo. Sì, sì. Cioè proprio come dire, ti faccio sentire, sono qui presente. Sì. Come uno ormai mi ha dato una raccomandata, caro dottore. E lui mi ha messo una bomba. Che non sa scrivere. Gliel'ho detto anche i carabinieri, tu se mi avessi telefonato io 30 milioni glieli davo. C'è poco da ridere, due anni dopo i boss si fanno sentire ancora. Lo racconta sempre Berlusconi all'amico costruttore Renato Della Valle. Ecco la telefonata del 1988 recitata fedelmente da due attori. Renato, come andiamo Silvio? Ma guarda, vado male da un punto di vista fisico perché mi è venuto... C'ho un'artrosi, più un po' di altri dolori. Mi sono bloccato sulla sinistra, dietro, tutto. Ma va? E allora sono messo male fisicamente. Poi c'ho tanti casini in giro, a destra, a sinistra. Ce n'ho uno abbastanza grosso, per cui devo mandare via i miei figli, che stanno partendo adesso per l'estero, perché mi hanno fatto estorsioni, in maniera brutta. Oh, Madonna. Una cosa che mi è capitata altre volte, 10 anni fa, e sono ritornati fuori. Vabbè, no. Ai St. Moritz, se no ti dicevo, se vuoi mandarli anche qui a casa mia, non ci sono problemi, Grazie, ma li mando molto più lontano. Ah. Sai, siccome mi hanno detto che se entro una certa data non faccio una roba, mi consegnano la testa di mio figlio a me ed espongono il corpo in piazza del Duomo. Oh, Madonna. E allora sono cose poco carine da sentirsi dire, e allora ho deciso, li mando in America e buonanotte. In entrambe le telefonate, nell'86 e nell'88, Berlusconi dice che sarebbe pronto a pagare, se fosse solo una questione di soldi, ma non è così. Chissà cosa gli fu chiesto di fare nel 1988 minacciando suo figlio. Il Cavaliere non l'ha mai detto e forse non può dirlo. Sentite come descrive nel 2007 Mangano davanti ai giovani dei circoli di Dell'Utri. La Mangano venne da noi con la madre, con la moglie, con due figli, si occupò benissimo di tutti i campi, delle coltivazioni di arcore e benissimo dei cavalli. E per un anno stette lì portando a scuola, anzi all'asilo, i suoi bambini, le sue due bambine con i miei figli, portando i miei figli a vedere le corse di questi cavalli la domenica pomeriggio e vivendo una vita del tutto normale e regolare. Fu rapito un personaggio, il principe d'Angerio, era l'occasione dei rapimenti. Il principe riuscì a liberarsi. Ma la polizia poi iniziò un'indagine che fece emergere come questo Mangano avesse avuto una serie di assegni a vuoto ed era questo il motivo per cui poi aveva lasciato la sua casa e il suo podere in Sicilia e si era spostato a Milano dicendo sì all'invito di Marcello. Quel signore successivamente lasciò, quando emerse questa cosa, senza che nessuno di noi glielo chiedesse, lasciò spontaneamente l'incarico e successivamente nella sua vita avvennero dei fatti per cui fu accusato di avere dei rapporti con l'organizzazione della mafia. Mi sembra perché partecipò al pagamento di pizzi, di cose presso commercianti, eccetera. Berlusconi in pubblico parla di semplici accuse a Mangano per cose di pizzi, di assegni a vuoto. In privato però, da 20 anni almeno, sa con certezza che il suo fattore usa le bombe per comunicare. Un chilo di polvere nera, cioè proprio il minimo. Sì, sì.
Cioè, proprio come dire, ti faccio sentire, sono qui presente. Sì. Come uno la comandata, caro dottore. Morale fu imprigionato, fu sottoposto a processo, non fu mai condannato per mafia. È vero, non fu mai condannato per mafia, ma per traffico di droga 15 anni, per estorsione altri 15 anni, e tutto grazie a giudici che si chiamavano Falcone e Borsellino. Nel 2000 poi fu condannato ancora per duplice omicidio. Una delle vittime fu uccisa materialmente da mangano e poi sciolta nell'acido. La condanna in primo grado perché prima dell'appello è morto. Altro che bravo fattore, amante dei cavalli, dei bambini. Dell'Utri e Berlusconi lo temevano e avevano ragione. Mangano faceva parte della famiglia di Porta Nuova, alleata a quella di Gaspare Mutolo. Al pentito abbiamo chiesto di raccontarci cosa era la mafia a quei tempi, a partire dalla fabbrica della morte, la ICRE di Bagheria. Una persona veniva attirato, diciamo, in quel luogo, diciamo, pubblico, che tanto pubblico non era, perché magari uno ci dava l'appuntamento in orario che i clienti non ci andavano o si mettevano seduti dentro uno sgabuzzino e venivano strangolati. Ma non era, non è, e dopo venivano sciolti nell'acido tranquillamente, perché si aveva paura che qualcuno magari, siccome i morti erano tanti, cioè principalmente questo viene l'ideologia di Salvatore Riina di farli sciogliere nell'acido. Perché non era che ogni tanto si uccideva a una persona, si trattava che ogni giorno, quindi dopo anni, tutti i campagni erano. Io mi ricordo che una volta abbiamo strangolato a due e li ho portati da un certo Sorce a Villa Grazia. Tranquillamente si strangolava una persona ogni tanto, non era una matanza.